Ciao a tutti, io sono Stefano e oggi vi parlerò di Via Show. Via Show è un progetto nato circa 2 anni fa sotto forma di articolo scritto per House of Game e che finalmente mi sono deciso di portare anche qui su YouTube. Ma che cos'è Via Show? Via Show è un'intervista alquanto insolita e divertente, spero, fatta a persone che sono appassionate di giochi da tavolo e che comunque fanno parte del mondo ludico. Come vedete, dietro di me c'è questo timer, cuore pulsante dell'intervista, perché scopo del nostro ospite è arrivare in fondo alla scaletta senza far scadere il tempo, perché nel caso scadesse, come dice proprio il titolo, dovremmo cacciare il nostro ospite al grido di via, show! E allora è il momento di presentarvi il nostro primo ospite, non poteva che essere lui un ponte tra il vecchio e il nuovo progetto. Lui nel frattempo ha pubblicato un gioco che lascerà sicuramente il segno, ne sta per pubblicare un altro su Kickstarter. Amante e cultore degli anni 80, oggi tocca ad Antonio Ferrara. Ed eccoci qua con Antonio, che ringrazio intanto per aver accettato. Te l'ho già detto, sono super agitato, quindi rompiamo il ghiaccio assieme. Ti spiego velocemente le regole. Dobbiamo arrivare in fondo alla scaletta di questa intervista. Come vedi dietro di me, qua scusate, c'è il timer, 30 minuti di tempo. Durante poi la puntata ci sono 2 checkpoint per vedere se siamo nei tempi o, ahimè, siamo in ritardo, perché se scadesse il tempo, questa è l'unica intervista in cui se scade il tempo cacciamo l'ospite e, come dice proprio il titolo del programma, via show, proprio via. Perfetto. Molto simpatico. Allora, premetto che non so niente, io sono in diretta, cioè adesso sono con te, però non ci siamo parlati prima, quindi... No, infatti, siamo partiti subito a bomba. Alza un attimo il volume, perfetto. Ok, allora, cominciamo subito. Io mi prendo questo. Per quei pochi che non ti conoscessero, presentati, iniziamo proprio nel modo più canonico possibile. Presentati, ma, come sempre c'è un ma... Nella tua presentazione ci devono essere almeno 2 citazioni famose, quindi devo conoscerle anch'io, riguardanti gli anni 80. Ah, ok. Ok, e allora, per la prima volta posso dirlo, 3, 2, 1, via con lo show. Allora, sono Antonio Ferrara, game designer di professione, faccio giochi da tavolo prevalentemente e... I miei giochi da tavolo sono stati in passato Stayway, Last Friday e Tales of Evil. Abbiamo appena praticamente terminato il Kickstarter. Diciamo che abbiamo iniziato da un gioco da tavolo semplice, che è Stayway, era quindi consisteva in 2 mazzi di carte, perché credo che tutte le cose inizino sempre dal molto piccolo. Okay. E niente, siamo al lavoro attualmente con il team, perché Escape Studios, di cui faccio parte, praticamente si compone anche di altri collaboratori, per lo più si tratta di disegnatori e illustratori, e quindi stiamo preparando Boogeyman, il nuovo gioco da tavolo. Di cui parleremo anche più avanti. Ok, e niente... Ho fallito, credo. Mi sa di sì. Ho fallito. Ok, allora, visto che l'hai nominato, prendo la palla al balzo, visto che l'hai nominato, Tales of Evil, la tua ultima fatica, dove il mondo proprio del gioco si fonde con il mondo nostro, quello reale. E quindi vorrei chiederti di parlarne, appunto, per chi non conoscesse il gioco, di parlarne, anche qui c'è un ma, c'è una rubrica che io amo, ed è sponsorizzami questo, cioè proprio questo. Quindi hai 30 secondi per convincere chi non conosce Tales of Evil di comprarlo, perché tanto le promozioni annoiano tutti, quindi hai 30 secondi da adesso. Ok.
Allora, Tales of Evil è un gioco cooperativo. In realtà è più che gioco, lo potevamo definire un'esperienza da fare con gli in solitaria, ma anche con gli amici, soprattutto gli amici. E il punto forte di Tales of Evil, a parte essere un gioco narrativo, ma al suo interno c'è questo fusion system. Il fusion system consiste nel fare azioni nella vita reali che possono aiutare i personaggi all'interno del gioco. Quindi non è una cosa messa lì a caso, ma ci saranno delle situazioni in cui verrà chiesto il fusion system. Stop, stop, stop. 30 secondi passati. Via. Questo era Tales of Evil. Ecco, mettiamolo così e Ecco, andiamo avanti perché bellissimo, bellissimo. come vedi il tempo dietro è tiranno. No, a parte gli Cattata scherzi. Villo, è cattata. A parte gli scherzi. Hai detto proprio un po' di tempo fa che Tales of Evil è andato bene su Kickstarter e sarà comunque, entrerà nel catalogo di Asmodee, come dir Sì, si sarà voglia. distribuito da Asmodee Italia in Italia, sì. Bene, quindi questa cosa a me piace un sacco e c'è stato un bel po' di lavoro dietro, c'è stato, eccola. Infatti so che sapevi da un bel po' di tempo questa cosa, ma non potevi dirla e ti rodevi dentro. Non potevo dirla, no, non potevo, non potevo. Immagino, più o meno per fare Tales of Evil, quanto ti ci è voluto? Allora, Testo Vivo in realtà è stato un lungo parto perché è partito subito dopo Last Friday, quindi ci abbiamo messo qualche anno per portarlo a termine, anche perché poi Testo Vivo in realtà nasceva come un dungeon crawling classico alla HeroQuest un po', quindi con miniature, carte, quest. È stato molto modificato nel corso del tempo perché non ci convinceva, quindi paradossalmente pian piano è cambiato poi in quello che è diventato Testo Vivo, quindi un narrativo con elementi di gioco di ruolo e appunto questo fusion system che, di cui vado molto fiero e insomma sta piacendo alle persone che mi stanno contattando, comunque mi dicono che è una cosa molto divertente, piace molto questo. Sicuramente diversa da quello che già c'è nel mondo ludico, ecco. Hai detto che ci è voluto tanto tempo e quindi una domanda mi viene proprio spontanea. Non ti sei mai chiesto, a un certo punto, chi me l'ha fatto fare? Sì, Ancora adesso me lo chiedo. è vero. Allora, il problema è questo che è stato indubbiamente, diciamo che io dopo il Testo Vivo, dopo il Kickstarter, ho fondato l'Escape Studios Games come entità, proprio come società. Quindi adesso, prima esisteva solo Antonio Ferrara Autore, adesso esiste Escape Studios Games. Il problema è stato questo, che Testo Vivo a livello commerciale, cioè se vogliamo ragionare da imprenditore, è un fallimento, nel senso che non un fallimento come gioco, ma non si può investire 2, 3, 4 anni su gioco da parte di un editore. L'investimento è troppo lungo rispetto poi a quanto riesce a recuperare. Troppo a Diciamo, lungo dal punto di termine. vista da appassionato invece da game designer, Tales of Evil è il gioco della mia vita, cioè un gioco in cui ho creduto tantissimo e sono felice che sia riuscito ad arrivare sui tavoli di tante persone e spero che arriverà sui tavoli di tante altre persone. Quindi diciamo che me ne pento però fino a un certo punto perché poi in realtà Tales of Evil è anche in questo momento il biglietto di presentazione della Escape Studios, cioè per far capire alle persone noi facciamo questo tipo di giochi. Con questa qualità, con questi materiali, con queste idee e con queste Beh, pazzie, perché poi siamo dei pazzi. è un ottimo biglietto da visita, se posso dirlo, perché a noi sta piacendo Grazie, grazie. veramente un sacco. Come ho detto prima, questa intervista, questo progetto nasce 2 anni fa e io ti avevo già intervistato e c'era una domanda che parlava del futuro. Guarda, te la faccio vedere perché posso farlo con i potenti Sì. mezzi. Eccola qua. Tu mi avevi risposto così: ho in mente di realizzare un'espansione per Stay Away, ma spero che nei prossimi anni io possa dedicarmi anima e corpo all'universo dei Pizza Investigation, che è appunto il mondo di Tales of Evil. Ok. Che se è vero che sono nati quasi per gioco, scimmiottando i personaggi capostipite degli anni 80, è anche vero che nel corso della stesura delle avventure mi hanno trascinato in un vortice senza fine, un mondo nel mondo dove tutto è possibile. Basta non finire le batterie.
Queste batterie si sono scaricate, si sono ricaricate. Allora, no, non si sono Anche perché, scaricate, scusami, anzi, questa intervista quando... era del 30 novembre 2018, quindi 2 anni sono passati. Sì. Allora, no, non si sono scaricate perché Testo Vivol, diciamo, io ho idea di farne 3 capitoli, quindi Testo Vivol già uscito sul mercato, ci sarà il 2 Ok. probabilmente, e probabilmente anche il 3 che chiuderà la saga gioco da tavolo Testo Vivol. Però è già stato scritto, ti faccio una piccola anteprima, il gioco di ruolo di Testo Vivol, Ok. quindi abbiamo già il gioco di ruolo di Testo Vivol Scriviamo in e con il grande sistema di... anteprima, tipo busta shock anteprima in modo da... Sì, ma... Esatto. Aspetta, lo dico così non mi faccio riconoscere. Allora, arrivo al gioco di... Il nostro gioco informatore. di ruolo di Testo Vivol. In realtà, Bookman è un crossover di Testo Vivol, quindi si svolge nello stesso universo, anche se è un gioco completamente, poi ne parleremo, un gioco completamente diverso, ma Ok. si svolge nello stesso universo dei Pizza Investigation. Quindi, paradossalmente, il mio desiderio sarebbe quello di far crescere questi ragazzini, cioè portarli insieme a me, insieme al lavoro che svolgo, quindi fare giochi da tavolo. Ovviamente non tutti i giochi che farò saranno sui Pizza Investigation, perché insomma abbiamo anche altre idee o anche altre idee già messe lì Ok. e che riguardano altri universi. Quindi poi sarebbe anche scocciante, penso, per l'utente finale, per il giocatore, comunque giocare sempre con i Pizza Investigation. Sì, ok, sono carini, bellini, però devi cercare di offrire prima a Varietà. me stesso, ma poi ai giocatori, anche esperienze diverse che non riguardino, che ne so, l'universo anni 80, le ambientazioni anni 80, con i bambini, alla IT, e quindi paradossalmente penso che mi accompagnerà per tanto tempo l'universo di Pizza Investigation, ma Ma non per... affiancato Anche da altri universi. sì, per non copiare se stessi. Allora, ho una buona notizia. Siamo arrivati al primo checkpoint. Siamo ancora in tempo, 40 secondi in anticipo. Siamo quindi molto, molto bene. E apro un'altra rubrica. Si chiama I soliti noti. È un gioco vecchio come i giochi, come i fagioli della Carrà. Io ti farò vedere un'immagine. In queste immagini ci sono quattro pezzi presi da quattro giochi diversi, quindi possono essere Ok. carte, miniature, tasselli, cose così. Devi riconoscere quali sono i quattro titoli. Non ce la farò, ti anticipo che non ce la farò mai perché io ho una memoria pessima e sono un pessimo giocatore. Io non sono un forte gamer, ecco tutto. Quindi Sei un autore, vedrà, mettiamo così. vedrà. Ok, allora E mi ti faccio ruba il vedere. gioco di Ecco Dora. le quattro foto, ecco qua. Allora, com'è? Il cambio di luci dice che appunto il primo 10 minuti sono passati. Allora, avrai 30 secondi per capire che giochi sono. Il tempo parte adesso. Aspetta. Allora, Che sono giochi cose sono? difficili. Allora, il primo in alto a sinistra, la sfera, dovrebbe essere il sesto senso, Giusto. o Mysterium. Ok, Sesto senso, giusto. perfetto. Tempo sta per scadere, su. Quello a destra non ne ho più pallida idea. Non credo che sia Villani. No, tempo scaduto. 1 su 4. No, Allora, sì. facciamo così. Se chi ci sta guardando ha capito quali sono i quattro giochi, ce le scriva nei commenti qui sotto. E poi quando è finita l'intervista poi te li dico se Secondo me vuoi. ho indovinato l'unico horror che c'era. Sì, effettivamente sì, era l'unico a tinte noir, horror, mettiamola così. Ok, ti anticipo già che una delle prossime rubriche che ci saranno è questo libretto nero, ecco qua, che porterà tanto dolore, forse, chi lo sa. Aspetta, aspetta, io dico una cosa ai telespettatori, ragazzi, io sono terrorizzato, non so niente di quello Perché che sta dicendo, di cosa stai lui non dicendo. sa niente, non No, sa no, lo nulla. giuro. E questo è bello, tanto stiamo andando a braccio, quindi andiamo così. Poi voglio aprire questa parentesi, perché c'è in realtà, tu non lo sai, ma qualcuno che vorrebbe prendere il mio posto, ha lasciato un messaggio per me e anche per te. Ora te lo faccio Ah, vedere. Con perfetto. delle domande, e quindi poi potrai rispondere anche alle sue domande. Ho Allora, paura.
Ho più paura io, credimi. Ecco. Allora, questa è un'immagine di prima. Sono andati un po' troppo avanti, ecco qua. E allora? Ah, c'è una faccia conosciuta, però. Sì. Oh, carissimi, carissimi, carissimo Antonio, ciao. Come va? Come va? Tutto bene? Benvenuto in questo nuovo format creato da Coso lì a fianco a te, che in questo momento non è importante. Non è importante. Io sono qui in veste di disturbatore e ho pochissimo tempo però voglio sfruttarlo al meglio per farti due domande molto importanti, dato che siamo appunto in tema di domande scomode. Devo farti una domanda un po' più interessante, un po' più corposa, succosa, e una domanda un po' più scema perché riguarda appunto la mia persona, cioè devo essere coerente con me stesso, con l'essere scemo. Allora, la prima domanda, che è quella un po' più scema, diciamo, iniziamo subito così a caldo. Allora, dato che tu nella tua carriera di game designer hai sempre unito questa passione che anche abbiamo in comune, che è quella dei film del cinema horror, unita a giochi da tavolo. Ecco, hai mai pensato di scostarti da questa comfort zone, oppure iniziamo anche a fare qualche giochino per bambine, tipo Lolly Pocket, qualcosa del genere, eh? Antonio, eh? Vogliamo iniziare a fare qualcosa un po' più senza sgozzi, sangue, mostri, eccetera? Che ne dici? Che ne dici? Possiamo farlo oppure non sei proprio in grado, diciamo così. La seconda domanda, che è quella un po' più importante, dato quale partenopeo tu sei, sì, dato che vieni appunto dalla regione Campania e i nostri fan vogliono sapere per filo e per segno che tipo di persona tu sia, dato che tu, con Tenso Vivoli, ispirandoti a il romanzo di Stephen King, che è It, dove c'era appunto la banda dei ragazzini, che adesso non ricordo come si chiama assolutamente, però la banda poi, che ne so, quella di Goonies, ispirandoti alla banda dei Goonies, non, scostandosi un po' dal cinema horror, magari anche quella di Stand By Me. Ecco, tu hai chiamato la pizza di Investigation Gang con pizza. Ecco, la mia domanda è quella di voler sapere qual è la tua pizza preferita, se preferisci appunto quella americana con le fettoni, salame grosso e così, oppure sei appunto una persona molto standard, molto classica, con una semplice margherita. Dai, aspetto le tue risposte e ti saluto e ti mando un forte abbraccio. Coso lì lo lasciamo un po' marcire. Ciao! Ciao Fabio, ciao. Questo è il nostro disturbatore che in realtà, dai, non ce la farà mai, gliel'ho sempre detto. Rispondiamo a Fabio. Allora, per quanto riguarda la pizza, purtroppo sono monotono ma la margherita, perché Ok. secondo me nelle cose semplici che si trova il bello. Quindi anche come Sei fatta gusti di pizza bene. io ho la margherita, margherita. Ok. E, per quanto riguarda l'altra domanda, allora in realtà il discorso è questo: io avevo un gioco che non era horror, è un card game, ma in realtà credo che lo trasformeremo in horror perché, Ok. bene o male, a parte la mia passione è quella, ma poi adesso chi compra un gioco di Antonio Ferraro di Escape Studios si aspetta almeno un thriller, almeno un'atmosfera di misteri, di mistero. Quindi far uscire un gioco, l'allegro pizzaiolo, by Escape Striderebbe Studios, un po'. insomma, creerebbe un po', credo, dei problemi a livello anche psicologico sugli utenti. Dice che cavolo, cioè, Sì. diventerebbe quasi un trailer di Macio Capatonda, sai, Sì, dall'autore esatto. del Tritamusche, dal regista di Tension, Babbi l'orsetto felice spensierato, Sì, insomma. esatto, tipo gli orsetti del cuore o cose così, esatto. Non... Ecco, bravo, bravo. Quindi credo che Esatto. resteremo per il momento sulla fascia protetta. Ok, volevo chiederti una cosa. Tu hai sempre fatto giochi appunto ispirati agli anni 80, quindi esempio Last Friday, che è venerdì 13, oppure appunto It e cose così. Se tu potessi fare un gioco su licenza, quindi utilizzando proprio il marchio e i personaggi, cosa faresti? Però un gioco su licenza, va bene, togliendo i, vedendo
venerdì 13, perché tra virgolette già l'ho fatto, Testo Vivolo che si rifà It e Stay Away che si rifà la cosa di Carpenter. In realtà mi piacerebbe molto fare Un gioco di Dora l'esploratrice che combatte unicorni gommosi. quindi mi piacerebbe molto una cosa del genere su licenza ufficiale. Senza licenza ufficiale non lo so, ci stavo pensando però non so se può rendere o meno, Ok, beh, quindi anche devo qua vedere direi anteprima, tipo super esclusiva che fa sempre ascolti, quindi va un attimo. E benissimo. adesso no, però fai una cosa, questa parte è come se lo lasciavo troppo andare, questa è shock proprio, però questa parte tagliala perché qualcuno copia l'idea. E mi ruba il gioco di Dora. Allora, volevo aprire un altro momento che era caratteristico anche del vecchio progetto, che è il momento fotografico. Io ti farò quindi vedere due immagini, tu potrai dire tutto Sì. quello che vuoi, non c'è fuori tema, sbagliato, giusto? Prendi il tempo che vuoi, sai che ti rimangono 12 minuti e non siamo nemmeno al secondo checkpoint. Ti faccio vedere la prima immagine. Allora, ecco qui. Abbiamo di nuovo il faccione di Fabio, ma noi andiamo avanti. Forse, Posso ecco. commentare anche lui? Posso commentare anche lui? Se vuoi, ecco la prima foto. Allora, aspetta, non la vedo bene. Prova a ingrandirlo, visto che sei dal tablet o comunque dal telefono. Ma questa foto te l'ho mandata io, no? No, io te la sto facendo vedere a te. Devi dire quello che ti suscita, quello che ti. Ok, puoi allargarla un po', non la vedo bene. Sì, guarda, la puoi allargare anche tu se vuoi con allargando proprio l'immagine del tuo telefono, ma nel Ah, caso ok, scusami, non lo sapevo. nulla. Eccolo Ok. qua. E questo è lo scorrere del tempo. Allora, ti dico la verità, lo scorrere del tempo, almeno questo mi comunica, è lo scorrere del tempo, il tempo che viene macinato. Allora, questa è una cosa che mi spaventa molto, ti dico la verità, perché inizia a uscire qualche capello bianco. Io Guarda sono del qua. 76, sono del 76, quindi. E diciamo, a volte mi viene il pensiero, mi piace molto stare in contatto con le persone, con il pubblico, soprattutto alle fiere che sfortunatamente in questo periodo non possiamo fare. Sono molto fiducioso in un futuro, nell'anno prossimo però. Quindi a volte mi viene l'idea di dire, io mi presenterò un domani con i capelli tutti bianchi o senza capelli, quelli che mi sono rimasti, ad una fiera a spiegare un gioco a dei ragazzini. E mi viene la paura che questi ragazzi possano dire, ma questo vecchio che vuole? Allora, perché il problema è questo, questa è una frase che disse Bud Spencer ultimamente, alla fine io mi sento, non sono tanto vecchio ancora, attenzione, però mi sento un ragazzino come fosse un ragazzino imprigionato nel corpo di un adulto, questa cosa mi fa molto paura, perché le persone potrebbero percepirti come una persona, sai, domani come una persona anziana, quando invece dentro ti senti 20 anni. E questa cosa mi spaventa un po', lo scorrere del tempo mi spaventa un po' così. Ok, tanto Questo. le luci sono cambiate, quindi siamo in ritardo sul terzo blocco. Andiamo subito all'altra immagine. Eccola qua. Allora, sì, questa immagine mi sinceramente fa pensare a. È un incrocio, un bivio, quindi le strade da intraprendere. Allora, dico la verità, io la strada di game designer l'ho intrapresa molto avanti con l'età. In realtà l'abbiamo intrapresa 6 anni fa, quando è uscito Stay Away. Quindi non sono 6 anni, sono 7 anni fa. Avrei voluto intraprenderla molto prima, solo che nonostante io sia stato da ragazzino e da bambino un grandissimo appassionato di giochi da tavolo, non mi era mai venuto in mente fino a 7 anni fa di fare un gioco da tavolo. Cioè, giocavamo, le facevamo, però, sai, quelle cose che non ti passano neanche per l'anticamera del cervello. E a un certo punto, invece, io e Sebastiano facemmo, cioè, ci inventammo Stay Away, facemmo Kickstarter, poi è arrivata Pendragon e tutta la storia che molti già sanno. Però il discorso non è stato questo, è stato proprio il fatto di voler prendere quella strada. Cioè, voleva dire, ok, questa sarà la mia strada, questa è la strada che devo seguire. E quindi paradossalmente mi sono gettato a capofitto in questa avventura
e fino adesso, diciamo, sono molto soddisfatto di questa strada. Speriamo che continui, insomma, sia ricca, ancora ricca di sorprese. Ecco tutto. Bene, bene. Allora, ora siamo al secondo checkpoint, siamo 2 minuti in ritardo, ma noi recupereremo tranquillamente perché ora è arrivato il momento. Ahimè, è il momento del libro nero. Ecco qua, ora qua. Mamma mia, Fuoco, musica epica. Ecco qui, molto poco egocentrico, come vedi il mio libro nero, vero? Allora, abbiamo chiesto agli ma chi è quel utenti. fustacchione in copertina? Certo. Abbiamo chiesto agli utenti di farti 3 domande in modo anonimo e molto scomode. Ne sono arrivate 3, quindi vado subito. Mamma mia, mamma mia. Preparati. Io, no, ambasciatore, non porto pena, leggo solo, non arrivano da me Sì, queste vabbè, domande. vabbè. Allora, una delle Aspetta, critiche. scusa, è caduta la linea, è caduta la linea. No, 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 finisci. Allora, una delle critiche mosse a The Sea of Evil è quella di essere molto simile, troppo simile, alle Case della Follia. Cosa rispondi? Allora, posso garantirti che chi ha giocato a The Sea of Evil e ha giocato alle Case della Follia, sia la prima edizione che la seconda, può confermare che si tratta di un falso. Cioè, The Sea of Evil è un gioco completamente diverso dalle Case della Follia e viceversa, ovviamente. Concordo. Quindi, chi li ha giocati veramente entrambi può dirlo. Chi invece di The Sea of Evil ha visto solamente, perché mi hanno mosso questa critica, in realtà la Hall, la Tiles della Hall con il pavimento a Sì. scacchi, dice: ah, ok, le Case della Follia. Non è le Case della Follia, la Hall a scacchi del pavimento. È un omaggio a Resident Evil, Ok, sì. quindi non al Castello Follia. Beh, comunque sì, concordo. Io che ci ho giocato entrambi non sono simili proprio per niente. Ok, Seconda grazie, domanda. Perché grazie. le case editrici per le traduzioni non si rivolgono ad aziende specializzate, provocando poi, alcune volte, degli errori non indifferenti? Allora, aspetta, però voglio capire. Stiamo parlando di lingua italiana, stiamo parlando di importazione, cioè cambiare. In che senso Per questo? quanto Non ho penso capito. che intenda per quanto riguarda le localizzazioni, esempio, tipo quando portano i giochi di altre lingua e la traducono Ok, in allora ti italiano. spiego un attimo. Ok, allora questo succede anche all'estero. Purtroppo a volte loro si affidano anche a dei professionisti, però a volte sono dei professionisti che non sono all'interno del game, delle situazioni. Quindi che cosa succede? Che può scappare, può essere travisato qualcosa. Noi, per esempio, in The Sea of Evil ci siamo affidati per l'americano a dei traduttori professionisti madrelingua e comunque ci hanno sbagliato delle cose. Addirittura la vasca, la fontana è stata tradotta come vasca da bagno. E perché Ok. purtroppo, casomai, il traduttore in quel momento non aveva davanti la plancia e quindi non ha potuto capire qual era l'elemento. Oppure ci sono stati degli errori in spagnolo che abbiamo risolto però. Quindi diciamo che è molto difficile, secondo me, soprattutto quando si tratta di un gioco narrativo, fare una traduzione. Una traduzione Ok. sia tecnica che narrativa a quel punto. Quindi diciamo che errare è umano, quindi può capitare che ci siano degli sbagli. Può, secondo Perfetto. me. Ultima domanda qua, niente politicamente corretto, Aldo, quindi voglio una risposta. Qual è il gioco recente che secondo te è sopravvalutato? Niente diplomazia, voglio. Guarda, guarda, te lo dici, no, Escape from Dark Castle. Ok, anche Quindi qui, è un gioco anteprima proprio. shock, mettiamo più Sì, in allora, no, ti grande. dico la verità, io non parlo mai male di giochi di cui si deve parlare male, però è un gioco che io l'ho comprato a Lucca, ho pagato anche 50 euro, mi sembra. Ok. Ho aperto, vabbè, c'è il mazzo di carte, i dadi. Giri la carta, anche bello il castello, c'è il mostro, tira i dadi, carta. Cioè, alla fine, quando lo fai 2 o 3 volte, ti rendi conto e dici: ok, ma che gioco è? Allora, mi ha molto, in realtà, lo dico da giocatore, mi ha deluso, mi ha deluso. Ok, allora, per questa volta possiamo chiudere il libro nero e andiamo avanti. Abbiamo 3 minuti, andiamo veloci. Progetti futuri, hai parlato di Boogeyman, parlacene, che poi abbiamo il fuoco di fila, le domande una dietro l'altra. Dai, che ce la facciamo. Ok,
Allora, brevemente, Boogeyman uscirà su Kickstarter tra gennaio ed aprile prossimo. Io spero nei primi 2 mesi del primo quarto e non nei secondi due. Quindi faccio un po' questo enigma. Ci stiamo lavorando notte e giorno, proprio tantissimo. E quindi paradossalmente si tratterà di un gioco, è un crossover di Tales of Evil, quindi sarà ambientato nell'universo Pizza Investigation. Ci saranno i ragazzi di Pizza Investigation 7 anni prima Quindi e piccoli. dovranno affrontare l'incubo di sempre, che è Boogeyman. Sono rimasti a casa da soli con una babysitter psicopatica e Boogeyman, e praticamente dovranno cercare di scappare sia dalla babysitter che dalle ombre, che poi dove si manifesta Boogeyman. È un gioco che avrà 3 tipi di modalità: competitiva, semi-cooperativa e collaborativa. Quindi, in base a come lo vuoi giocare, puoi decidere come impostare il setup. Avrà tantissime carte, tantissimi eventi. Ci sarà un tabellone unico. Sto andando un po' a ruota così: tabellone unico non come del Survival, ma una grande villa, una grande casa su cui sta lavorando Virginia Chiabotti. E la stessa, in realtà, questo lo voglio dire, gli stessi che hanno lavorato in Tales of Evil per mantenere comunque lo stile stanno lavorando su Boogeyman. E chi ha provato il gioco si è divertito molto. Spero che piaccia, ecco tutto. Cioè, per ora non posso dire di più, poi Va man mano sveleremo, ecco. bene, dici una parola criptica per un tuo gioco futuro. Solo una parola. Così magari quando poi uscirà dirà: ah, ecco cosa voleva dire con quella parola. È difficile Domandone. questa domanda, è molto difficile. Buio. Buio, perfetto. E non, Allora andiamo. attenzione, e non riguarda Boogeyman. Perfetto. Allora, questa me la segno. Abbiamo 1 minuto e 9. Siamo giunti all'ultima rubrica, che è il fuoco di fila. Sono domande secche con due opzioni. Non puoi giustificarle, o una o l'altra, mi devi dire. Pronto? Andiamo. Estate o inverno? Estate. Giochi Legacy? Sì, no. Sì. Azul o Sagrada? Azul. Bene, Kickstarter abusato o mezzo utile? Mezzo utile. Ok, libri o giochi? Giochi. Eterno Peter Pan o Saggio Merlino? Eterno Peter Pan. Cooperativi o competitivi? Cooperativi. Mondo ludico, ci si prende troppo sul serio o troppo poco? Troppo sul serio. L'ultima, Tales of Evil o Last Friday? Scelta i due bambini. E nove secondi per farlo. Terzo vivolo. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Se l'abbiamo fatta, quindi possiamo spegnere ora anche l'orologio. Proprio giusti, giusti, giusti. Mamma Grazie. mia, proprio qua. Grazie mille per tutto quanto. Spero tu ti sia divertito. Grazie a te, no, è stata un'esperienza bellissima, anzi se mi invitate di nuovo io vengo. Perfetto, Mi piace questa perfetto. cosa, mi piace, complimenti, complimenti. Sì, penso che siamo gli unici a cacciare l'ospite nel caso poi se andasse troppo per le lunghe, quindi No, ma boh. infatti vi seguirò anche altre puntate perché non vedo l'ora che cacciate qualcuno. Voglio vederlo, Bene, voglio bene. Quindi magari invito quelli un po' più logorroici, quindi che se le prendono per le Bravo. lunghe. No, Allora, vi seguirò. grazie mille. Come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, lasciare un commento qui. E che dire, alla prossima puntata. Grazie mille, se vuoi dire qualcosa. Grazie, grazie, grazie a te. Ciao, ciao Ciao, ragazzi. ciao.